Ben ritrovati amici modellisti anonimi, siamo all'uscita numero 51 della collection Auto Vintage. Oggetto di questa uscita è la Fiat 126 del 1973, ma prima di osservare il modellino, come sempre, diamo uno sguardo al fascicolo. Prima parte dedicata alla vettura, se ne descrive la storia, il fatto che sia nata per sostituire la 500 e che abbia avuto un periodo di sovrapposizione con questa. E quindi la descrizione va poi sulla fortuna commerciale del modello e sulle varie versioni prodotte e le varie migliorie introdotte poi col tempo. Quindi si ripercorre l'intera storia. Si va poi nella pagina centrale, dove abbiamo diverse immagini del modellino legato al fascicolo, con delle didascalie che vanno a illustrare alcuni elementi caratteristici della vettura. Segue poi una sezione dedicata alle versioni speciali, sia versioni speciali che vanno a mantenere un po' i lamierati originali, si va solo magari a tagliare qua e ad asportare là, ma ci sono anche versioni che poi sono profondamente modificate, la vettura ne mantengono solo gli organi meccanici, come ad esempio la cavalletta. L'ultima parte poi è dedicata alla pubblicità, quindi una vettura destinata comunque ai giovani degli anni di quegli anni, giovani che uscivano dagli anni 60, e quindi naturale che l'oggetto della pubblicità fosse anche destinato a loro. Anticipazione di quella che sarà l'uscita successiva: avremo la Citroen AMI 6 in colorazione azzurro chiaro, una vettura bruttina, abbastanza bruttina. Valuteremo poi se acquistare o no. Per adesso è più un no, ma vedremo al momento opportuno. Adesso però è venuto il momento di osservare il nostro modellino. Modellino che si presenta in questo bel colore rosso, effettivamente un colore che era a catalogo, un colore che comunque sta davvero molto molto bene alla Fiat 126. La teca la conosciamo bene, è molto semplice ma utile per esporre e proteggere i nostri modellini, però per poter osservare meglio naturalmente dobbiamo estrarre il modello dalla teca. Ed eccolo qui con le ruote che girano davvero molto molto bene, ma tutti i modellini di questa collection sono montati molto bene. Partiamo da una visione di tre quarti anteriore del modellino, si passa poi al posteriore, alla vista laterale sinistra, tre quarti posteriore pieno, vista laterale destra. E poi torniamo sulla parte anteriore, gradevoli di questo modellino, del modello, anzi della 126 vera, erano comunque linee gradevoli, sviluppate in economia per sostituire la 500 ma senza grandi sforzi economici, e Dante Giacosa non ne vuole nemmeno poi tanto sapere, diede mano libera al suo staff per procedere. E vennero riprese comunque le linee della 127 in qualche modo, poiché il disegnatore era lo stesso. Quindi anteriore dalle linee molto molto semplici, abbiamo detto che si richiamano a quella della Fiat 127. Abbiamo ai margini del liscio e levigato muso i due proiettori principali, ben realizzati, con un'ottica interna molto ben replicata e una superficie opportunamente lavorata. Fari che sono poi circondati da questa cornice nera. Sì, ho letto che alcuni lamentano l'eccessiva presenza, quindi l'eccessiva grandezza, però in realtà la cornice c'era, era un elemento aftermarket molto spesso, e non è un errore averla piazzata lì. Errori forse sono altri, mi sembra di aver letto qualcosa in merito al frontale, forse lo stemma non è quello di quegli anni, non ricordo quale sia l'errore fondamentalmente. Fiat, stemma Fiat comunque ben riprodotto, una bella tampografia precisa sia nell'applicazione sia per quanto riguarda la pulizia generale. Al di sotto dei fari principali poi ritroviamo le frecce direzionali, ben fatte anche queste sicuramente, con
realizzata in plastica trasparente, con alle spalle uno strato di vernice argentata che ne replica in parte l'ottica, se vogliamo. Al di sotto poi abbiamo un bel paraurti in lama d'acciaio, in questo caso naturalmente si tratta di plastica verniciata color cromo, con i dadi di fissaggio. Ben fatto comunque l'elemento, meno ben fatta probabilmente la targa anteriore, di dimensioni sicuramente eccessive. Non credo che la grandezza dei numeri fosse tale, me le ricordo molto molto più piccole. Poi si va verso sulla parte anteriore del muso della vettura. Qui abbiamo quindi un cofano anteriore completamente liscio, perfettamente liscio, e ci fa vedere una verniciatura comunque molto molto buona. Il rosso è esteso in maniera davvero perfetta, uno strato di pittura che non è mai pesante, e tutte le particolarità della carrozzeria si vedono davvero molto molto bene. Si vede anche probabilmente qui l'attacco magari chiuso, non lo so, dello specchietto retrovisore, che su questo modellino non c'è. Dovrei verificare se è una mancanza solo di questo modellino o se il modellino esce proprio così, ma lo verificherò dopo. Prima del parabrezza anteriore poi ci sono dei bei tergicristalli in plastica cromata, vanno bene. Vicino troviamo anche i due ugelli lava vetro, ben fatti, piccoli ma visibili. Bello anche il parabrezza, bordato poi da una cornice di colore nero, va bene così. Si va sulla vista laterale, anche qui vediamo che le linee da 127 un po' ci sono, si intuiscono, naturalmente tutto cambia come proporzione. Bella la fiancata, se vogliamo, attraversata da una parte un po' più affossata, una fascia rientrata che va da parte a parte, quindi dall'anteriore al posteriore della vettura. Belle le portiere d'accesso all'abitacolo, poiché molto molto complete. Abbiamo delle belle, bellissime maniglie di apertura nelle portiere realizzate in plastica nera, quindi applicate sulla carrozzeria, con la maniglia e la toppa per l'inserimento delle chiavi dipinte in argento. Come in argento sono anche le cornici dei finestrini anteriori, ben fatte, mi piacciono davvero. Nere invece le cornici, le guarnizioni dei finestrini posteriori, anche in questo caso comunque mi sembra una buona realizzazione. All'anteriore, tra cofano anteriore e portiere d'accesso, abbiamo la freccia direzionale realizzata in plastica arancione trasparente, quindi buona davvero la realizzazione, come buona è anche la realizzazione del tappo carburante posizionato all'interno di questa fascia che attraversa la fiancata. Superiormente invece, spostandoci verso la coda della vettura, ritroviamo poi la presa d'aria per il motore, una presa d'aria realizzata in plastica anche in questo caso, quindi un elemento applicato sulla carrozzeria davvero davvero ben fatto. Carini i cerchi, il disegno mi sembra corretto, forse sì, come lamentato su alcuni forum. La dimensione generale delle ruote è un filo eccessiva, in passaruota sono troppo troppo riempiti, però il disegno dei cerchi è quello dell'epoca, e anche la finitura in argento opaco mi sembra corretta. È la apparentemente corretta è anche la sezione degli pneumatici. Da qui possiamo vedere anche la parte inferiore della vettura, quindi il fondello della vettura, che si mostra comunque davvero ben fatto, con tanta meccanica in vista, soprattutto nella parte posteriore, e anche il terminale di scarico messo bene in evidenza da un elemento aggiunto e colorato in argento. Va bene così. Si va verso la coda della vettura, coda che si mostra anche in questo caso con i gruppi ottici tutti spostati all'esterno nella parte bassa, gruppi ottici ben fatti nella parte trasparente poiché sono in plastica bicolore, quindi arancione per le frecce, rosso per le luci posteriori e stop naturalmente. Peccato, qui questo sì forse è un errore, che tutto sia montato su uno zoccoletto color argento, cosa che non è mai esistita su questa vettura, anche questo l'ho letto sul forum che frequento.
Però guardando bene poi ho pensato, ma come avrebbero potuto realizzarlo in maniera bicolore? Sarebbe stato forse un po' eccessivo, quindi per poter mantenere l'ottica interna cromata hanno cromato tutto lo zoccoletto, ma si potrebbe ovviare dipingendo di nero la cornice che noi vediamo intorno al faro. Non è un qualcosa che richiede poi chissà quale capacità, si può benissimo fare. Per quanto mi riguarda il modellino rimane comunque così, però quello sì, possiamo considerarlo un errore, poiché la cornice cromata intorno ai fari posteriori non si può trovare, non l'ho trovata nemmeno cercandola come elemento aftermarket. Al centro della coda ritroviamo la targa, correttamente quadrata e ben dimensionata mi sembra. Nella parte superiore del cofano posteriore poi abbiamo una parte divisa in due, occupata dalle griglie di raffreddamento del vano motore, quindi una bella realizzazione, poiché la tampografia comunque è efficace, dà l'idea di profondità, di un elemento tagliato. Davvero davvero ben fatto, come ben fatto è anche la serratura di apertura del cofano posteriore. Non è un elemento separato, ma è un elemento realizzato nella stessa fusione della carrozzeria, però è opportunamente tampografato, tanto da dare l'impressione di essere davvero un qualcosa di applicato sopra. Sul margine poi destro ritroviamo l'indicazione Fiat 126, quindi va a identificare il modello. Superiormente questa cosa fastidiosa, quella qui. Superiormente poi abbiamo il bello notto posteriore, anche qui realizzato bene con la cornice nera che va a inquadrarlo completamente, pulita nella realizzazione, va bene così. Lato destro speculare sinistro non cambia nulla, tutto quello che abbiamo detto per il lato opposto vale anche qui. La vista superiore ci consente di vedere le forme compatte di questa vettura, quindi il muso comunque abbastanza compatto e l'abitacolo che in dimensioni relativamente contenute riusciva comunque a poter trasportare 4 persone. Diamo un'occhiata anche agli interni, vediamo cosa ci si propone. Sì, dai, va bene, la vettura era comunque abbastanza nera all'interno, va bene così. In più qui abbiamo un quadro strumenti, ecco così, forse purtroppo si vede male poiché le vetrature vanno a disturbare un pochino ciò che si può vedere all'interno. In ogni caso abbiamo un quadro strumenti tampografato, così forse si vede un pochino. Solo quella parte è tampografata, però tanto basta a non dire che l'interno è poverissimo, ma poiché povero era davvero, quindi va bene così. Per il resto abbiamo interni comunque ben fatti, ben definiti. Ecco qui, così si vede anche il tachimetro. Bella la realizzazione anche degli interni. Quindi che dire, un modello che sì, ha un po' di magagne, si porta presso un po' di magagne. Non ricordo benissimo quale potesse essere il problema all'anteriore. Peccato per la cornice cromata che va a inquadrare i fari posteriori, peccato per le ruote un po' eccessive come diametro, ma il modellino a me piace un po' per questioni effettive. Da piccolo ne abbiamo avuto una a casa, ma per ciò che rappresenta comunque per quanto riguarda l'industria automobilistica italiana, secondo me è un modellino che al netto di questi difettucci vale la pena di avere in collezione. Grazie per avermi seguito, arrivederci alla prossima recensione.